Un tour a sorpresa nelle realtà ospedaliere della nostra regione. Ecco cosa chiediamo al presidente Pittella e all'assessore Franconi. Così inizia la nota inviata dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gianni Leggeri, che parla delle condizioni degli ospedali in Basilicata. Se il presidente Pittella decidesse di fare quanto da noi suggerito, troverebbe una realtà sconvolgente e raccoglierebbe la voce viva dei cittadini, le loro lamentele, i loro piccoli e grandi disagi quotidiani, i tanti problemi che impediscono a moltissimi lavoratori di espletare al meglio le loro funzioni. Il Movimento 5 Stelle ha deciso di fare questo, continua Leggeri, per rendersi conto della reale situazione della sanità lucana. Così è stato avviato un primo giro di visite e di incontri a sorpresa per raccogliere informazioni e dati, ma soprattutto per conoscere direttamente le diverse realtà presenti sul territorio. Quello che ne esce fuori, secondo quanto riportato nel comunicato, è una situazione problematica. Alcune segnalazioni, prosegue il consigliere, sono già state rielaborate e sottoposte all'attenzione della giunta regionale con 3 interrogazioni dove si chiede di fare il punto sulla situazione del personale presente presso gli ospedali di Lagonegro, Villa d'Agri, Melfi e Venosa per capire se gli organici ad oggi attivi siano adeguati e soprattutto commisurati alla realtà delle diverse realtà ospedaliere. Inoltre è intenzione del Movimento 5 Stelle capire se a seguito della decisione della Giunta regionale di procedere alla riorganizzazione della rete ospedaliera siano stati predisposti piani puntuali di intervento e di riqualificazione delle strutture presenti sul territorio e in caso positivo se tali programmi siano stati attuati o siano comunque in fase di attuazione. In ultimo, con la terza mozione si è voluto portare all'attenzione della Regione una situazione assolutamente inaccettabile che riguarda l'ospedale di Melfi e che già nei mesi scorsi avevamo sollevato. Si tratta dell'annoso problema della pulizia della struttura ospedaliera del comune di Melfi. Sono tantissime le segnalazioni che si sono aggiunte a quanto da me constatato personalmente, conclude il consigliere regionale Leggeri, che evidenziano una situazione igienico-sanitaria all'interno dell'ospedale veramente penosa. A questo si aggiungono poi una serie di carenze strutturali che penalizzano fortemente la struttura e arrecano disagio ai pazienti.